curiosità, col secondo time out effettivamente è cambiata l'inerzia della partita, c'è stato il canestro a 3 di Gibson e da lì abbiamo ripreso a macinare. Cosa hai detto in particolare per ricaricare magari le crisi emotive, se c'è stata un'indicazione precisa? Quello che ho detto nel primo time out, cioè che dovevamo giocare con più ritmo, a livello psicologico ci aveva messo in difficoltà, avevamo perso la fluidità del nostro attacco, tutti fermi, la palla si muoveva poco, pochi passaggi e poi un'invenzione. E così con il loro totem in aria diventava difficile trovare buoni varchi. Appena abbiamo trovato due reverse veloci, appena abbiamo mosso la palla con più rapidità, abbiamo ritrovato ritmo e anche buone soluzioni. Poi loro l'hanno di nuovo alternata perché avevamo trovato la chiave e allora abbiamo trovato di nuovo le nostre opzioni con JJ, con il pick and roll. Insomma, ci voleva di accendere la luce quando in quel momento si era spenta e grazie a Dio lo abbiamo fatto. Allora, speriamo che questa vittoria sia fondamentale.